prima cosa con la quale voglio iniziare è una citazione di Feynman, uno dei padri dei computer quantistici. Pensati i computer quantistici per simulare una realtà fisica che con i nostri computer classici non riusciamo a fare in maniera efficiente. Quindi questa è stata tutta un'idea per simulare la realtà. Allora, al posto di metterlo alla fine, ho detto lo metto all'inizio. E intanto perché è figo, e poi perché mi ricorda tantissimo quelle storie che leggevo nei libri dove mi parlavano di mainframe grandissimi ed erano solamente computer da un processore schifoso con pochissima RAM. E di questo computer, ok, esiste, c'è un po' di diatriba perché non si sa ancora se sia quantistico veramente. Pochi mesi fa il Politecnico di Zurigo ha fatto un paper spiegando questo qua secondo noi non è quantistico. Però su questa cosa qua ci sta investendo tantissimo Google, la NASA e un'altra società che si occupa di cose militari. Non sapevo pronunciarla, grazie. ok, Google è interessata per fare machine learning e intelligenza artificiale su queste cose. E dopo vedremo dalla parte di teoria della complessità questo cosa vuol dire. Perché è figa questa cosa qua? Beh, per noi di security, perché ci interessa per l'algoritmo di factoring, per sure. Perché se riusciamo a costruire un computer quantistico, riusciamo a fattorizzare la crittografia riusciamo a distruggere la crittografia che usiamo adesso, certamente. Appunto, Google vuole fare machine learning e intelligenza artificiale, e soprattutto è figo per la scienza di per sé, perché soprattutto in teoria della complessità stiamo scoprendo nuove classi di complessità, quindi è una cosa puramente bella dal punto di vista teorico. Ok, questa slide tipo non doveva essere... Ah sì, invece sì, ok. Allora, questa è una premessa puramente classica, è stata scoperta nel 75, ci permette di ridurre il problema di fattorizzare un numero nei suoi fattori nella ricerca dell'ordine di un numero a caso A su un gruppo modulo N. Che cos'è l'ordine di un numero su un gruppo? Vediamo. Voi riuscite a vedere? Allora, qua è la parte teorica e qua è l'esempio pratico. Veramente facile facile. Se noi prendiamo questo 1 e lo spostiamo a sinistra, questo è un prodotto notevole, è un binomio, riusciamo a leggerlo come prodotto, questo prodotto è uguale a 0, vuol dire che hanno dei fattori in comune. Riusciamo a dividere questo n. E l'esempio pratico è, se noi vogliamo scomporre in fattori primi 187, prendiamo un numero a caso, per esempio 32. L'ordine nel gruppo modulo 187 è 8, perché 32 alla 8 è congruo ad 1. Ok. Allora facciamo 32 alla quarta più 1 per 32 alla quarta meno 1 è uguale a 0. Ci va bene perché? Perché l'esponente è pari e possiamo farlo. Questo è 68, questo è 66 e l'MCD di 187 con 68 è 11. L'MCD di 187 con 66 è 17. E 17 per 11 dà 187. Facile. Comunque, e questo, la cosa divertente è che c'è una certa probabilità che l'esponente sia pari. Non funziona sempre, dipende dal numero che hai estratto. Ok, iniziamo a vedere qual è l'unità di informazione minima di un computer quantistico, che, come tutti sanno, è il qubit. Ed è semplicemente un punto nella superficie di questa sfera. Allora, di solito c'è il paragone col gatto di Schrödinger che può essere sia vivo che morto. Però è un po' fallace questo paragone, perché c'è un altro grado di libertà in più, che è tutto l'equatore. Notate bene che quando noi dobbiamo osservare il valore del qubit, noi non potremo mai leggere il punto sulla sfera. Leggeremo solamente o 0 o 1. Ok? Quindi quando andiamo a vedere il gatto, è vivo o morto? Prima può essere vivo e morto nello stesso tempo. Ok? E
questo è quello che dovete avere in testa voi come modello. Quando si cresce con qubit, la cosa divertente è che questa sfera diventa, ha un sacco di dimensioni in più. Comunque. Però si può sempre vedere come composizione di piccole sfere. Nel caso di dimensione 1, il qubit e la sfera, questa è la sfera di Bloch, corrispondono come rappresentazione. Con più dimensioni è un po' più difficile da vedere la cosa. Ok, esatto. In quantum algorithms e anche in meccanica quantistica si utilizza la notazione bracket. Semplicemente questi sono dei vettori. Non ci interessa vedere molto di più. Sì, esatto. C'è l'altro che è quello trasposto coniugato, che è quello riga. Questi sono vettori colonna. Ok, questa è la slide del tipo. E, boh, definizione tecnica, il qubit è un vettore in uno spazio a due dimensioni su C. E la cosa anche importante da dire è che deve conservare questa proprietà, ovvero al quadrato dei coefficienti deve essere uguale a 1, perché noi modelliamo con il qubit della probabilità. In realtà, no, questa è una frase bruttissima, è falsa. Però c'è in gioco della probabilità su questa cosa qua. E la base del nostro spazio vettoriale sono questi due vettori qua, che sono ortogonali. Si vede, se si fa il prodotto viene a 0. Questa è la rappresentazione a due dimensioni, che è un po' bruttina, però si fa anche così. E vedete che qui è 0 più 1 sulla radice di 2. Questo vettore qui, se lo vado a leggere, può essere al 50% 1 e al 50% 0. Su 3D sarebbe l'equatore. Allora, abbiamo detto che cos'è il qubit. Ora parliamo di come far evolvere questo qubit. Ovvero noi stiamo cercando di fare un algoritmo, di elaborare qualcosa, di fare della computazione. E abbiamo le matrici di Pauli, che tecnicamente sono la base dello spazio delle matrici associato al vettore. Semplicemente vuol dire che possiamo fare quel cavolo che vogliamo. Possiamo fare già la computazione classica con queste matrici, ovvero risolviamo già i problemi che siamo capaci di risolvere con i nostri computer. Questa cosa qui dobbiamo vederla come l'equivalente dei gate AND OR NOT. E un circuito quantistico si fa così, questo è il qubit, questo sarebbe lo scorrere del tempo, e questo blocco qui è una matrice. Una matrice particolare perché, come ho scritto qui, 1 deve avere il determinante uguale a 1, vuol dire che sono delle rotazioni. Ok? E deve essere una rotazione perché la meccanica quantistica deve essere reversibile. E questo modellare l'evoluzione di uno stato con delle rotazioni ci permette di fare questa cosa qua. Ok. Il problema del factoring, classicamente non sappiamo farlo molto bene. E questo è l'odi del problema del factoring. È qualcosa di esponenziale, e quindi per numeri grandi, tipo quelli che vengono usati per HTTPS, è un po' difficile fare il factoring. L'algoritmo quantistico di Shor, che ha fatto Shor nel 94, invece è odi n alla terza. Quindi è polinomiale. Questo è il disegno del tipo delle classi di complessità che abbiamo noi, e noi sospettiamo che BQP, Bounded Error Quantum Polynomial, quindi problemi da risolvere in tempo polinomiale con precisione arbitraria, contengono ovviamente tutti i problemi che sappiamo già risolvere in tempo polinomiale, ma hanno anche qualcosa in più. Ok, nel disegno che ho fatto io, secondo me si vede un pochino meglio, perché si vede che i problemi NP completi sono quelli che sono sia NP che NP hard. NP hard sono quelli veramente un sacco difficili. Spiegata proprio così, brutta. Ok. Il fatto adesso sta dentro BQP, perché noi vedremo un esempio di come fare dell'algoritmo di Shor, appunto. Non sappiamo ancora se non sta in BPP. Il problema è che è difficile dimostrare che non si riesce a fare un qualcosa e che il limite inferiore di complessità di un problema è 1. Quindi è ancora un problema aperto. Ed è molto curioso perché se si dimostra che il factoring non sta in BPP,
allora abbiamo un problema che sta su NP e non sta su P, e quindi abbiamo dimostrato che P è diverso da NP. Quindi questa cosa dei computer quantistici si può vedere anche come una sorta di attacco a questo problema P versus NP. Ok, boh, slide un pochino tecnica, ma vuol dire, è bruttissima questa. Ma non fate caso a quello che c'è scritto qua. Guardate solamente se riuscite. Super cazzo la pratena prova. Vediamo se in quella dopo si vede meglio. Questo è un circuito per due qubit e fa la trasformata di Fourier, che è uno strumento veramente potente della computazione quantistica, ed è un po' quello che ci permette di fare il factoring, di leggere il risultato. Ma quello che voglio dire è, se noi nella fase dei nostri qubit, per esempio vogliamo scrivere come fase un numero tra 0 e 0, 1, 1 in binario, questo numero viene encodato nel singolo qubit come nel primo qubit 0, 1, 1, e nel secondo è solamente 0, 1. Qua hai 0,x1, x2 e qua solamente 0,x1. Quindi questo circuito che con questo gate leggere la seconda cifra decimale, qua la sottraggo, questa è una rotazione ma fa praticamente una sottrazione sull'altro qubit, tolgo il peso di x2 e leggo x1. Quindi abbiamo qualcosa che ci permette di prendere il nostro vettore come fase dei nostri qubit. Andando da una parte all'altra di questo circuito, scriviamo o meno nella fase queste cose. Ok, questa è magari per vederla dopo, fatemi domande nello stand VA. Complicano un pochetto, ma se ignorate tutto quanto e guardate questa scritta qui, questo si chiama stato periodico, ovvero abbiamo una sommatoria da z uguale a 0 ad m di zr più b. R è il gruppo, è l'ordine del gruppo, quello che stiamo cercando. E Shor si è accorto che per miracolo, se noi una cosa del genere ci facciamo passare la nostra QFT, la trasformata di Fourier quantistica, riusciamo in qualche modo a leggere R. Ed è quello che stiamo cercando noi. E questo è il circuito che fa quello che stiamo cercando. Giusto, prima di dire, quando parlavo dei gate, che il gate con l'H ha una... fa una cosa particolare, ovvero ci prende un qubit in posizione 0 e ce lo mette in superposition a 50 e 50. Vuol dire che se noi andiamo a leggere abbiamo il 50% di 50% di leggere 1 di probabilità. Se noi combiniamo n qubit e li facciamo passare per questo gate, otteniamo la facciamo in modo che questi qubit siano in tale che possiamo ottenere con un da 0 a 2 alla n, perché il primo può essere 0,1, il secondo può essere 0,1. Quando li andiamo a leggere possiamo leggere 0,0 1,1 e 1,0. Bravissimi, eravate attenti. Quindi questo ci serve come una sorta di input per questa seconda parte qua. Questa seconda parte qua, semplicemente, vediamo se nella slide dopo è fatto un po' meglio. Ok, ce la possiamo fare. Quello secondo gate, questo qui, ci porta in uno stato del genere. Quindi abbiamo nella prima parte del registro tutti i possibili valori da 0 a 2 alla n. Sul secondo registro abbiamo questo stato qua, il valore della nostra funzione, che ci cade casualmente elevato alla k, quindi ce lo butta dentro questa funzione che ci calcola il modulo in parallelo per tutti i valori da 0 a 2 alla n. E se si viene vicino a leggere, vediamo che ci sono dei numeri che si ripetono. Vediamo 1 sul primo registro, 32 sul secondo, 2
sul primo e secondo, vediamo che dopo 8, che è il valore di R, il valore del secondo registro si ripete, perché c'è un 32 di nuovo, c'è un 89 che corrisponde al 2, e come ha scoperto Shor, se noi facciamo passare questo stato dentro la QFP, riusciamo in qualche modo a che passiamo un altro algoritmo che è un period fraction e riusciamo a ottenere R. E una volta che abbiamo R, applichiamo quello che abbiamo visto e facciamo la scomposizione del numero in fattori. Questo. Ok, volevo mostrare una cosa. Adesso abbiamo parlato di computazione. C'è anche una parte di informazione quantistica. Per esempio, oltre a sviluppare algoritmi resistenti a quantistici alla crittografia, possiamo fare del teleport. Oltre a dell'informazione quantistica encodata dentro un qubit, da una parte all'altra del mondo in tempo. Allora, scusate, perché sto pensando a quello che devo spiegare con questo disegnino qua. Allora, Alice e Bob. Alice ha questo qubit che possiamo settare a, vediamo, 0,1. Vogliamo 0,0. Alice e Bob condividono qubit entangled, che è una proprietà della statistica. Semplicemente quei due qubit sono, diciamo così, stati vicini tra di loro e si sono, uno lo tiene Alice e l'altro lo tiene Bob. Facendo passare per questi due gate il qubit che ha, i due qubit che ha Alice, e facendo una misura, se comunichiamo il risultato, che è un qualcosa di classico, che può essere ovviamente solo 0, 1, 1, 1, 0, 0 e tutte le quattro combinazioni, vediamo che nel qubit che ha Bob arriva il valore che aveva Alice nel primo qubit. E questa velocità è la velocità tale per cui Alice riesce a inviare solamente il risultato della misura a Bob. Però la cosa bella è che nel qubit io ci posso encodare quello che voglio, perché il qubit è su i numeri complessi, quindi la fase del mio qubit è un numero lunghissimo, può essere pi greco. Posso encodare il valore della Divina Commedia lì dentro, però mandando solamente due valori mando una cosa lunghissima a Bob, poi Bob non la potrà leggere ovviamente perché leggerà solo 0,1, però ce l'ha e ci può fare dei calcoli. E insomma, sì, vedete che a Bob arriva il qubit con 0. Altre cose che volevo dire: c'è un, è una cavolata, è solamente l'utilizzo di strumenti della meccanica quantistica per fare un algoritmo di hashing. Ovvero, io ho preso e l'evoluzione mi ritorna un hash. Volevo solamente provare, l'ho fatto con matematica, se volete vederlo dopo al Vua Village ve lo mostro. C'è il sito pgp.lungo.pro dove ho fatto nel tempo libero un software che controlla periodicamente la vostra mail, e se vi arrivano email non cifrate, manda un reply al mittente. Per favore inviami solo posta cifrata. Basta. Questo è solamente. Ma scattate di più la roba simmetrica, simmetrica o apolitica? Bella domanda. Di sicuro le cose di crittografia simmetrica, curve ellittiche, RSA e L-gamal, cioè il problema dell'algoritmo discreto, con Shor vengono rotte tranquillamente. Per altri problemi di crittografia a chiave simmetrica non lo so,
però penso che sia molto utile l'algoritmo di Groover, che permette di mettere una sorta di radice alla complessità, cioè dei problemi NP completi, quelli che crescono esponenzialmente, ci mette all'esponente un fratto 2 sostanzialmente, che è già qualcosa di molto utile. Non lo so, sul D-Wave non lo so, so che sono riusciti a fattorizzare il numero più grande, era 148. Adesso il D-Wave ne ha 512 di qubit, ma il problema è che loro riescono a fare in maniera efficiente solamente un algoritmo di ottimizzazione. Di qualcosa di loro, non lo so. È una cosa abbastanza che la tengono. Close. Avevano fatto tipo una risonanza magnetica su una provetta. Tanta gente ha provato a fare dei qubit stabili, ma quello che ha scritto il libro Nielsen, un libro famoso su queste cose, ha detto che tanta gente ha provato e tanta gente ha fallito, tutti in maniera diversa. Il D-Wave è semplicemente quello più stabile per adesso. Esatto, certo. Però. Esatto, ma può essere utile per della computazione. No, però puoi usare il qubit. È lì un po' il problema, che non puoi leggere. Che. Lo usi. Sì, ci sono i gate per quali poi col qubit computi Roma. Sì. Come li metti dentro il programma di qubit semantico? Cosa? Come li metti dentro il calcolo? Cioè, come lo programmi? Cioè, è quello che sono i gate per fare. Come fai a inserire il qubit dentro la cosa se non lo puoi leggere? E lo campo elettromagnetico, modifichi il campo elettromagnetico. E puoi interfacciarlo con il qubit che vuoi, gli altri qubit che vuoi. E queste sono robe da fisico. E per questo serve tipo una temperatura bassissima. Sì, serve solo per entrarci. Forse ho anche la foto da qualche parte. Questa è la foto. Cioè, questo è il braccio di un uomo che sta così dietro. No, ecco, raccontaci qualcosa di più sulla QFT. Sì. Sì, allora. Beh, stiamo prima. Secondo me la cosa più figa è il mio libro e lì c'è la spiegazione corretta e ti spiego quella. Partendo dalla definizione fino a come si realizza con i gate. È che volevo dare una cosa veramente intuitiva vedendo le rotazioni come sottrazioni. Perché
da una parte vedevi x1, che era il valore del qubit, che era una cosa che non c'era più la superposition, era proprio 0 o 1. Dall'altra parte ti scriveva quel valore di quella combinazione di qubit tipo 1, 0, 0, 1, te la scriveva in fase. Te la scriveva nell'iperfase di quella iperspera gigantesca come combinazione di più fasi dei qubit piccoli. Quindi era un punto nell'iperequatore gigante, sostanzialmente.